Forse non tutti sanno che in Santa Croce c'è una bellissima cappella pulci nel transetto sinistro con le storie dei protomartiri Stefano e Lorenzo, affrescata da Bernardo Daddi. Sue opere sono anche il trittico di ogni santi, adesso agli Uffizi, l'incoronazione della Vergine in Santa Maria Novella e anche in San Gaudenzio, sull'altare, troviamo un suo polittimo, come pure le storie della Sacra Cintola nel Museo del Palazzo Pretorio a Prato e il grandioso crocifisso al Museo Bardini. Franco Sacchetti nel 300 Novelle lo ricorda come uno dei migliori seguaci di Giotto. Tito Chini lo pone tra gli uomini illustri nel Palazzo Comunale di Borgo San Lorenzo, nella stanza del Podestà. Ma come mai non esiste una via, una targa che lo ricordi nel suo paese natale, come invece avviene a Vicchio per Giotto e Beata Angelico? Daddi era nato nella Valle del Mugello, in località Salto, vicino a Pulicciano, nel comune di Borgo San Lorenzo. Fu fiorentino nello stile, lavorando nella bottega di Giotto, assieme a Taddeo Gaddi, Maso di Banco. Divenne ricco apprezzato grazie a importanti commissioni, sia istituzionali che della borghesia. Purtroppo, nel 1348, contrasse la